significato inteso della logica classica al prim'ordine è facilmente descrivibile partendo dai suoi elementi strutturali. Iniziamo da una segnatura. L'interpretazione intesa di un simbolo per una sorta è uno specifico insieme. L'interpretazione intesa di un simbolo di funzione è semplicemente una funzione. L'interpretazione intesa di un simbolo di relazione è chiaramente una relazione. Nel caso sia presente la relazione di uguaglianza, essa viene necessariamente interpretata nell'identità dei suoi elementi. Pertanto, il significato inteso di un termine è un elemento che è identificato attraverso l'interpretazione delle funzioni e la valutazione delle variabili. Proseguendo, le formule denotano un valore di verità, vero oppure falso. I connettivi hanno il significato inteso che già avevano nel caso della logica proposizionale e che quindi è già stato illustrato. Le differenze riguardano le formule atomiche. Le formule atomiche sono vere esattamente quando la n-upla che costituisce l'argomento della relazione appartiene alla relazione denotata dal simbolo. Una formula è universalmente valida, ovvero per ogni x di tipo s di A è vera, quando A è vera in qualsivoglia modo possiamo interpretare la variabile x come un elemento dell'insieme denotato dalla sorta. In maniera totalmente simmetrica, una formula è esistenzialmente valida, ovvero esiste x di tipo s, A è vera, quando esiste un elemento all'interno della sorta s tale che interpretando x in esso, A sia vera. Questa interpretazione intesa può essere formalizzata in una semantica dovuta ad Alfred Tarski. Precisamente, questa semantica è definita andando a definire il significato preciso dei vari elementi strutturali che compongono il linguaggio al prim'ordine. Partiamo da una segnatura. Una segnatura viene interpretata in una sigma struttura che è una struttura composta da tre elementi U, F ed R. U è una famiglia di insiemi non vuoti indicizzata dai simboli per sorte. Normalmente questa famiglia è chiamata universo. F è un insieme di funzioni sull'universo, in modo tale che ad ogni funzione sull'universo corrisponde un simbolo di funzione rispettando l'interpretazione delle sorte. A sua volta, R è una collezione di relazioni sull'universo definite anch'esse rispettando l'interpretazione delle sorte in modo tale da associare ad ogni relazione un simbolo di relazione. Per rendere palese la relazione che esiste tra una segnatura e una sigma struttura, adottiamo la notazione che si legge nella slide. Per ogni sorta S, l'interpretazione di S è l'insieme U di S. Per ogni simbolo di funzione F di tipo S1 per Sn verso S0, l'interpretazione di questo simbolo di funzione è la funzione g di f. Per ogni simbolo di relazione r di tipo s1 per sn, l'interpretazione di questo simbolo di relazione è rho di r. Chiameremo sinteticamente questa mappa l'interpretazione della segnatura nella sigma struttura. Fissiamo una segnatura e una sigma struttura che
che vada ad interpretarla. Inoltre, prendiamo una famiglia di funzioni indicizzate dai simboli di sorta, tali per cui ogni elemento di questa famiglia sia a sua volta una funzione la quale mappa le variabili di sorta S nell'interpretazione della sorta. Con questi strumenti possiamo definire l'interpretazione dei termini in modo induttivo. Se T è una variabile di tipo S, allora l'interpretazione di T è la valutazione di T attraverso la funzione nu di S. Se T è F applicato a T1Tn, allora l'interpretazione di T è l'interpretazione di F applicata alle interpretazioni di T1Tn. Infine definiamo l'interpretazione delle formule. Prendiamo una segnatura e una sigma struttura che l'interpreti e fissiamo una valutazione nu delle variabili con la notazione usata in precedenza per i termini. Una formula è interpretata secondo la seguente definizione induttiva sulla sua struttura. Il vero è interpretato in 1. Il falso è interpretato in 0. Una formula atomica R di T1Tn è interpretata in 1 quando la n-upla costituita dall'interpretazione di T1 e dall'interpretazione di Tn appartiene all'interpretazione del simbolo di relazione ed è interpretata in 0 altrimenti. Se A è una formula proposizionale, ovvero se ha una negazione, una congiunzione, una disgiunzione o un'implicazione, allora l'interpretazione di A è definita esattamente come nella semantica a tavole di verità. Se A è una formula quantificata, ovvero della forma per ogni xs b pure esiste xs b, consideriamo le valutazioni di variabili xi che siano varianti di nu nel modo seguente. Tutte le valutazioni xi sono identiche a nu per ogni sorta che non sia la sorta S su cui effettuiamo la quantificazione. E per la sorta S la funzione xi di S coincide con la funzione nu di S per ogni variabile che non sia la variabile x su cui effettuiamo la quantificazione. Allora, la formula per ogni xsb è interpretata in 1 se e solamente se, per ogni possibile valutazione alternativa xi, il corpo b viene interpretato in 1. Inoltre, la formula esiste xsb viene interpretata in 1 se e solamente se, all'interno della collezione delle valutazioni xi definite come prima, esiste una valutazione che valuta il corpo B in 1. Stabiliamo inoltre che quando l'uguaglianza è presente nel linguaggio, l'interpretazione della formula T1 uguale T2 è 1 esattamente se e solo se l'interpretazione di T1 coincide con l'interpretazione di T2. In altri termini, l'interpretazione della relazione uguaglianza sulla sorta S è la relazione diagonale, l'insieme delle coppie XX, tale per cui X appartiene all'interpretazione della sorta S. Vale la pena sottolineare che l'uguaglianza è sempre tipata. T1 uguale T2, per la sintassi che abbiamo fornito,
è definita come formula se e solamente se T1 e T2 sono termini dello stesso tipo S. E la relazione uguale deve essere letta come un'abbreviazione per uguale S, che sta per la relazione diagonale che viene interpretata nella relazione diagonale sull'insieme denotato dalla sorta S. Fissata una semantica, ovvero una sigma struttura insieme ad una interpretazione nuda delle variabili, una formula è valida, pure vera, quando essa viene interpretata in uno. Un insieme di formule, se preferite una teoria, è valido o vero quando ogni formula nell'insieme è valido. Diremo che la coppia M e nu, formata da una sigma struttura e da una valutazione delle variabili su di essa, è un modello per la teoria T quando essa rende vera ogni formula presente nella teoria T. La logica classica al primo ordine è dotata di un teorema di correttezza. Esso è formulato come segue. In ogni modello M-nu della teoria T che renda vere tutte le assunzioni nell'insieme finito delta, se da delta possiamo dimostrare A all'interno della teoria T, allora A è valida. Iniziamo osservando che per la definizione di semantica i connettivi agiscono nell'algebra booleana su 0, 1 con 0 strettamente minore di 1, quindi le operazioni AND, OR, NOT sono definite esattamente come nella semantica a tavole di verità. La prova è per induzione sulla struttura della dimostrazione pi greco. In particolare mostriamo che l'interpretazione della conclusione A è 1 quando l'interpretazione di ogni assunzione nell'insieme finito di assunzioni gamma è 1. Se A è una prova per assunzione, allora la conclusione è anche un'assunzione e pertanto essa viene interpretata in 1 per ipotesi. Se A è una prova per assioma, allora A appartiene alla teoria e ancora una volta, per ipotesi, l'interpretazione di A è 1. Se pi greco è una istanza della legge del terzo escluso, allora la conclusione è della forma B o non B e di conseguenza l'interpretazione della conclusione è necessariamente 1 per definizione di complemento nella speciale algebra booleana su cui noi stiamo lavorando. Se pi greco è una istanza della regola di introduzione del vero, allora la conclusione è il vero, quindi essa viene interpretata in 1 per definizione della semantica. Se pi greco è una istanza di REFL, la regola di inferenza che stabilisce la riflessività dell'uguaglianza, allora la conclusione è per ogni x di tipo S, x uguale x. Quindi la conclusione viene interpretata in 1 esattamente quando x uguale x viene interpretata in 1 per ogni possibile valutazione della variabile x in S. Facendo i conti, se x viene mappata in un elemento E appartenente alla interpretazione della sorta S, la coppia EE appartiene alla relazione diagonale. Pertanto, x uguale x viene interpretato in 1 per qualsiasi elemento E della sorta S. Se pi greco è un'istanza della regola SIM, che stabilisce la simmetria dell'uguaglianza, allora la conclusione ha la forma per ogni x di tipo S, per ogni y di tipo S, x uguale y implica y uguale x. Quindi la conclusione viene interpretata in 1 quando
la formula x uguale a y implica y uguale ad x viene interpretata in 1 per ogni possibile valutazione delle variabili x e y nell'interpretazione della sorta S. Pertanto, se x viene mappata, diciamo, in e di x e y in e di y, se noi sappiamo che e di x e di y è nella relazione diagonale, allora sappiamo anche che ex è uguale a ey. Pertanto la coppia ey e x appartiene anch'essa alla relazione diagonale, ovvero il corpo della conclusione viene interpretato in 1. In modo assolutamente analogo, se pi greco è una istanza della regola di inferenza trans, che stabilisce la transitività della relazione uguaglianza, allora la conclusione ha la forma che potete vedere nella slide. Quindi la conclusione viene interpretata in 1 esattamente quando x uguale a y and y uguale a z implica x uguale a z viene interpretata in 1 per ogni possibile valutazione delle variabili x, y e z nell'interpretazione della sorta S. Facendo i conti in dettaglio, se x viene mappata in e di x, y in e di y e z in e di z, e noi sappiamo che la coppia e x e y è nella relazione diagonale e la coppia e y e z è nella relazione diagonale, allora sappiamo che questi tre elementi sono tra loro uguali. Pertanto anche la coppia ex e z sta nella relazione diagonale, ovvero il corpo della conclusione viene interpretato in 1. Se pi greco è un'istanza della regola di inferenza FUN, la quale ci stabilisce che le funzioni sono relazioni univoche, allora la conclusione è quella che potete leggere nella slide. Ed essa viene interpretata in 1 esclusivamente quando z possa essere univocamente mappata in un valore di z nell'interpretazione della sorta S0, in modo tale che la coppia EZ seguita dall'interpretazione di F applicata all'interpretazione delle variabili x1, xn appartiene alla relazione diagonale. E questo è evidentemente vero quando e di z coincide con il valore della funzione, semplicemente perché f rappresenta una funzione, ovvero l'interpretazione della funzione è davvero, per definizione del concetto di funzione, una relazione univoca. Se pi greco è una istanza di subst, la regola che stabilisce che l'uguaglianza è una congruenza rispetto alle formule, cioè sostituire uguali con uguali, preserva la verità, allora per ipotesi induttiva noi sappiamo che l'interpretazione di A, in cui x si è sostituita da t, è vera e l'interpretazione di t uguale ad r è vera, ovvero l'interpretazione di T coincide con l'interpretazione di R. La conclusione, che è vera l'interpretazione di A in cui X si è sostituita da R, la conclusione segue da una semplice induzione sulla struttura della formula A che lasciamo allo studente. Se pi greco è una istanza di eliminazione del falso, allora, per ipotesi induttiva sulla premessa, segue che l'interpretazione del falso deve essere 1. Ma per definizione della semantica, l'interpretazione del falso è 0, di conseguenza 0 è uguale ad 1. In questo modo, in qualsiasi modo noi possiamo interpretare la conclusione A dell'istanza di eliminazione del falso, questa interpretazione sarà 0,1, ovvero 1, essendo i due valori uguali per ipotesi induttiva.
Se pi greco è una istanza di introduzione di AND, allora la conclusione è della forma B AND C. Per ipotesi induttiva due volte sappiamo che l'interpretazione di B è 1 e l'interpretazione di C è 1. Quindi per definizione di semantica l'interpretazione della conclusione A è l'AND dell'interpretazione della conclusione B e della conclusione C, che è 1 per la semantica a tavole di verità. Se pi greco è una istanza di eliminazione di AND a sinistra, allora per ipotesi induttiva la conclusione della premessa è della forma A AND B e essa viene interpretata in 1. Ma l'interpretazione di A AND B è uguale all'interpretazione di A AND l'interpretazione di B, che è 1 se e solo se entrambi i congiunti sono interpretati in 1. Di conseguenza, la conclusione A è necessariamente interpretata in 1. Se pi greco è una istanza di eliminazione di AND a destra, allora, in maniera completamente simmetrica al caso precedente, raggiungiamo la conclusione desiderata, ovvero che l'interpretazione di A è 1. Se pi greco è una istanza di introduzione di OR a sinistra, allora la conclusione è della forma B OR C. Per ipotesi induttiva sappiamo che la formula B viene interpretata in 1. Quindi per definizione di OR, B OR C, la conclusione, viene interpretata nell'interpretazione di B o l'interpretazione di C, che coincide con 1 in quanto l'interpretazione di B è 1. Il caso in cui pi greco sia una istanza di introduzione di OR a destra è esattamente analogo. Se pi greco è una istanza di eliminazione di OR, allora per ipotesi induttiva sulla prima premessa l'interpretazione di B OR C è 1, ovvero l'interpretazione di B OR l'interpretazione di C è 1. Per ipotesi induttiva sulla seconda premessa, se l'interpretazione di B è 1, allora l'interpretazione della conclusione A è anch'essa 1. Ancora, per ipotesi induttiva sulla terza premessa, se l'interpretazione di C è 1, allora l'interpretazione della conclusione A è anch'essa 1. Per definizione di OR, se l'interpretazione di B OR l'interpretazione di C è 1, allora l'interpretazione di almeno uno dei due elementi è 1. Quindi, applicando la seconda o la terza ipotesi induttiva a seconda del caso, otteniamo che l'interpretazione della conclusione A è sempre e comunque 1. Se pi greco è una istanza di introduzione di implica, allora la conclusione è della forma B implica C. Per ipotesi induttiva sappiamo che se l'interpretazione di B è 1, allora l'interpretazione di C è 1. Quindi per definizione di implica, in particolare per definizione della sua semantica, l'interpretazione della conclusione è necessariamente 1. Se pi greco è una istanza di eliminazione di implica, allora, applicando l'ipotesi induttiva sulle due premesse, otteniamo che l'interpretazione di B implica A è 1 e l'interpretazione di B è 1. Quindi, per definizione di semantica, l'interpretazione di A è necessariamente 1. Se pi greco è una istanza di introduzione di non, allora la conclusione ha la forma non B. Di conseguenza, per ipotesi induttiva,
se l'interpretazione di B è 1, allora l'interpretazione del falso è anch'essa 1, ma essa coincide anche con 0 per definizione di semantica. Quindi, se l'interpretazione di B è 1, allora 0 uguale 1. Questo significa che l'interpretazione di non B è 1 quando l'interpretazione di B è 0 ed è 0 quando l'interpretazione di B è 1, ma in quest'ultimo caso 0 coincide con 1, quindi comunque l'interpretazione di non B è 1. Se pi greco è una istanza di eliminazione di non, allora la conclusione è il falso. E per ipotesi induttiva sulle due premesse abbiamo che l'interpretazione di non B è 1 e l'interpretazione di B è 1. Quindi per definizione di complemento otteniamo che 0 uguale 1. Pertanto l'interpretazione di A, che è necessariamente o 0 o 1, è sempre assimilabile ad 1. Se pi greco è una istanza di introduzione di per ogni, allora la conclusione ha la forma per ogni x di tipo S di. Per ipotesi induttiva, B viene valutata in 1 per ogni valutazione di variabili che renda vere tutte le assunzioni. Ma la condizione collaterale che ci consente di applicare la regola di introduzione di per ogni pretende che x non compaia libera in alcuna assunzione. Questo significa che la variante delle valutazioni di variabili che stiamo assumendo per poter valutare B rende vere tutte le assunzioni. Pertanto B viene interpretata in 1 in ogni modo in cui noi possiamo valutare X nell'interpretazione della sorta S. Quindi, per definizione della semantica, la conclusione A viene necessariamente interpretata in 1. Se pi greco è una istanza di eliminazione di per ogni, allora la conclusione ha la forma B in cui t sostituisce x. Per ipotesi induttiva sappiamo che per ogni x di tipo S, B viene valutata in 1. Quindi, in particolare, quando x venga valutata nell'interpretazione del termine t, la conclusione è valutata in 1. Se pi greco è una istanza di introduzione di esiste, allora la conclusione ha la forma esiste xsb. Per ipotesi induttiva sappiamo che b in cui t sostituisce x viene interpretata in 1. Quindi la valutazione di variabili xi di s, che è identica a nu di s eccetto per il punto x corrispondente alla variabile quantificata, in cui xi di s valuta x nell'interpretazione di t, sappiamo che questa particolare variante di valutazione rende A valida. Pertanto A viene interpretata in 1. Se pi greco è una istanza di eliminazione di esiste, allora applicando l'ipotesi induttiva alle due premesse otteniamo che esiste x di tipo SB viene interpretata in 1 e che se B viene interpretata in 1, allora A è vera. Ma il fatto che esiste xsb venga interpretata in 1 significa che esiste una variante di nu, la nostra valutazione di variabili, una variante che modifica esclusivamente il modo di valutare x nell'interpretazione della sorta S, che rende B valida.
applicando esattamente questa valutazione di variabile alla seconda ipotesi induttiva, otteniamo che A è valida. E questo conclude la nostra dimostrazione di correttezza.